In un altro video, abbiamo descritto le caratteristiche dell'amplificatore invertente con retroazione negativa. Ricordiamo che il guadagno è dato semplicemente dal rapporto negativo tra i valori delle due resistenze, e il nodo A viene chiamato massa virtuale, poiché possiamo considerarlo a potenziale zero. Partiamo da questo risultato, ed aggiungiamo un diodo raddrizzatore in parallelo al resistore R2. È ovvio che quando il diodo non è in conduzione, possiamo considerarlo un circuito aperto, e nulla cambia rispetto al circuito già studiato. Quindi dobbiamo focalizzarci sui momenti che vedono il diodo in conduzione. Immediatamente notiamo che tutte le volte che l'ingresso dell'amplificatore presenta un potenziale negativo, il diodo non risulta in conduzione, in quanto polarizzato inversamente dal potenziale positivo dell'uscita. Notiamo il nodo massa virtuale, a potenziale zero. Pertanto, se in ingresso abbiamo un potenziale negativo, il diodo non conduce, e il guadagno rimane uguale a meno R2, fratto R1. Se, invece, l'ingresso presenta un potenziale positivo, l'uscita presenta un potenziale negativo, che polarizza direttamente il diodo. Teniamo sempre in considerazione che per la presenza della massa virtuale, la tensione V2 di uscita corrisponde alla tensione applicata al parallelo. Infatti i potenziali dei punti evidenziati coincidono. Il diodo lo consideriamo al silicio, con tensione di soglia pari a 0,7 V. Se la tensione di uscita è compresa tra 0 V e meno 0,7 V, il diodo non risulta in conduzione. Il guadagno è sempre meno R2, fratto R1. Appena la tensione in uscita tocca i meno 0,7 V, il diodo passa in conduzione. La tensione sul diodo rimane bloccata al valore della tensione di soglia. Vista la coincidenza tra tensione sul diodo e tensione in uscita, quest'ultima rimane bloccata a meno 0,7 V. In definitiva, il segnale in uscita viene limitato al valore meno 0,7 V. Utilizziamo, ad esempio, una tensione sinusoidale. Con il semplice amplificatore invertente, se applichiamo una tensione sinusoidale in ingresso, otteniamo una tensione sinusoidale in uscita, amplificata e invertita. Se lo trasformiamo in un circuito limitatore, la semionda positiva in uscita non subisce variazioni, ma la semionda negativa viene limitata al valore meno 0,7 V. Vediamo come procedere se desideriamo un valore limite diverso da meno 0,7 V. È sufficiente porre in serie, al diodo raddrizzatore, un diodo Zener, collegato in opposizione al primo. In questo modo, quando il diodo raddrizzatore è polarizzato direttamente, il diodo Zener è polarizzato inversamente. Quando il ramo con i due diodi è in conduzione, la tensione di Zener si somma alla tensione di soglia. Quindi il limite è dato dalla tensione di Zener sommata alla tensione di soglia. Se desideriamo che il limite agisca invece sui valori positivi della tensione di uscita, la soluzione è semplice. Invertiamo il collegamento dei diodi. Ora la conduzione dei diodi avverrà per valori positivi dell'uscita. Le soluzioni circuitali analizzate fino ad ora limitano la tensione di uscita, o solo per valori negativi, o solo per valori positivi. Per questo fanno parte dei limitatori semplici. Se invece desideriamo un limite per i valori negativi, contemporaneamente a un limite per i valori positivi, dobbiamo riferirci a un limitatore doppio. Basta duplicare, con terminali invertiti, il ramo contenente i diodi, come nell'esempio in figura. Si sottolinea che, per chiarezza espositiva, ma senza stravolgere i ragionamenti coinvolti, sono stati idealizzati i comportamenti dei diversi componenti.